Monsieur le conseiller fédéral, signor sindaco, signor presidente del Finfestia, signor direttore, signori e signore, è per me particolarmente un onore ogni anno essere qui a questa cerimonia inaugurale, questa occasione d'avvio del Festival del Film, che rimane la grande manifestazione culturale del nostro cantone e una delle più importanti del nostro paese. E che è quasi un miracolo che da 69 anni si possa aprire in una città tutto sommato piccola, non me ne voglia il sindaco, come Locarno. Piccola che magari vorrà e potrà, spero, diventare anche più grande in futuro, ma che per ora ha saputo accogliere questa grande manifestazione in una cornice speciale. Speciale perché permette a tutti di essere molto vicini al cinema e al fondamento in qualche modo di quello che il cinema è, cioè un'arte che racconta delle storie e che trasmette delle emozioni. Ci sono certamente nuove tecnologie che nascono, nuovi sistemi, nuovi meccanismi di produzione, ma alla fine se il cinema non è capace di raccontare bene delle storie, di far passare delle emozioni e di far passare anche delle provocazioni, dei messaggi chiari, il cinema non adempie quello che è il suo compito artistico. Quest'anno, parlando con gli eletti ai lavori, mi si dice che sono soprattutto la scelta è andata verso degli autori poco conosciuti dai più. E credo che questo sia un bene, perché vuol dire che in fondo si sta ancora scommettendo sul cinema per quello che è, per quello che vuole trasmettere, per la parte artistica del cinema. E quindi in questo senso questo evento diventa prima di tutto e resta prima di tutto un evento culturale di grande importanza. Poi c'è tutto il resto, ci sono gli incontri, c'è il glamour eccetera, ma prima di tutto rimane la volontà di trasmettere cultura, di trasmettere arte. Quindi è in questo senso che io sono particolarmente contento ancora una volta di essere qui stasera, di essere qui con voi e di accingermi a vivere questi 10 giorni frenetici di Locarno che si concluderanno con la premiazione di sabato l'altro. È particolare anche essere qui oggi a vivere questo momento di libertà in un mondo che si sta un po' attorcigliando attorno a esperienze difficili. Non lontano da noi si svolgono drammi di cui tutti sappiamo che non possiamo ignorare, ma poter anche vivere questi momenti di libertà in un contesto così, con un occhio a quello che ci sta attorno, credo sia anche questo un elemento che rende questo festival particolarmente interessante in questi periodi. Vi ringrazio e voglio soprattutto ringraziare l'equipe del Festival del Film che ha lavorato tanto per cominciare la festa stasera. E quindi è tempo che la festa cominci e che si dia la parola all'arte, al cinema, alle immagini. Grazie e buona serata.